Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Zinga e questo è il primo video che faccio. Innanzitutto, chi sono? Io sono Massimiliano Zingarelli, vengo da Foggia, che è una città in Puglia. Perché faccio questo video? Perché ne avevo voglia, principalmente. Allora, cosa è successo? Che un anno fa ho iniziato a seguire tanti YouTube, cioè prima uno YouTuber, che poi sono diventati sempre di più e più guardo questi video, più penso a quanto lo vorrei fare io, a quanto mi piacerebbe poter parlare anche a me davanti a una videocamera come sto facendo in questo momento. E allora ho deciso di farlo. Perché quindi? Perché ho voglia di tornare a casa, magari, e sfogarmi davanti a una videocamera, raccontare quello che mi è successo. Mi piace raccontare quello che mi succede, parlare con qualcuno, o in questo caso con una videocamera, che comunque sarà qualcuno che ci sarà qualcuno che mi vedrà. Quindi mi piace questa cosa e quindi voglio farlo, basta, non c'è un motivo principale questo. Ho voglia di farlo, lo faccio. Allora, da quando ho deciso di fare questa cosa, ci sono stati vari problemi. E allora, 5 problemi che comporta fare lo youtuber. 1. Il nome. Perché il nome? Perché tu non sai cosa scegliere. Perché io ho scelto il nome Zynga, ma non è stato facile perché io ho sempre pensato a Zynga, sì, fin dall'inizio, perché appunto chiamandomi Zingarelli, anche a scuola mi chiamano tutti Zynga. Tutti, a me piace il nome Zynga, solo che per un nome di un canale mi sembrava troppo corto, mi sembra ancora in realtà, mi sembrava troppo corto, volevo aggiungere qualcosa, solo che mi venivano in mente solo cose stupide, cioè non aveva senso per me aggiungere al nome una parte stupida senza alcun senso. A sto punto non aggiungo niente, poi comunque ho pensato, Favij lo chiamano Favi, io però ho chiamato Zynga, quindi chi se ne... 2. Il montaggio. Questa parte, questo secondo problema si allarga molto. Allora, innanzitutto, montaggio. Ti serve un computer per montare. È ovvio. E io non ho un computer. Come faccio? Non lo so, non lo so. Meno male, ho avuto il culo assurdo che mia madre tornasse a casa un giorno dopo la scuola, perché mia madre fa l'insegnante, e mi fa: "Ma sì, guarda, un computer." Io: "Oh, mamma, perché un computer?" E no, praticamente mi fa: "La sola mi ha assegnato un computer, quindi io me lo posso portare a casa." Mi fa: "Vabbè, insomma, io ti posso lasciare il mio computer e io intanto uso questo." Io: "Posso montare i miei video, posso montare i miei video." Secondo problema, sempre del montaggio, è sapere usare i programmi. Perché io ora devo usare Premiere, ovviamente, per montare questo video. E io ho avuto il culo che c'è mio fratello che fa video anche lui su YouTube. E quindi mi ha insegnato abbastanza cose. Le cose abbastanza. Mi ha insegnato abbastanza cose, giusto, no? Mi ha insegnato le cose basilari per usare Premiere. Quindi l'altro problema è imparare a usare i programmi di montaggio. Bene o male io so le basi, vediamo come andrà per montare questo video. 3. Come girare? Serve una videocamera, ovviamente, e oltre alla videocamera serve un qualcosa in cui appoggiarlo. Ok, primo problema, la videocamera. Non ho una videocamera, ovviamente. Ho un telefono, ma fa un po' video così come lo state vedendo ora. Perché io non volevo fare video col telefono, solo che non ho la possibilità ora di comprarmi una videocamera, non ho proprio i soldi materialmente. Per fare il primo video di prova, ho dovuto mettere il telefono su. Allora, ho costruito una specie di treppiedi, cioè ho preso una scatola delle bambole, messa per terra, sopra ci ho messo uno sgabello, sopra lo sgabello ci ho messo un dizionario perché era ancora troppo basso, il contenitore del mio telefono. Dentro il contenitore di un telefono più piccolo e davanti il mio telefono, in modo tale che si mantenesse fermo. Ecco, magari si evita di fare questa cosa. Per fortuna mio padre mi ha trovato, vabbè, mi ha trovato un treppiedi, insomma, che usava al lavoro. Ma in realtà comunque l'avrei comprato, perché un treppiedi non è che costa così tanto quanto una videocamera. Quindi quello l'avrei comprato. Io la posso fare a parlare. Quello comunque l'avrei comprato. Prometto che prima o poi comprerò una videocamera. 4. Il canale. Devi creare ovviamente un canale perché dovrai caricare i tuoi video da qualche parte. E in questo canale dovrai innanzitutto dargli un nome, che abbiamo visto all'inizio. Poi ti servono una foto, un'immagine principale, come se fosse quella di profilo, e quella di copertina, quella che ti
rimane sopra. Ecco, allora, io non so usare Photoshop per niente. Ora, devo fare un'immagine con copertina. Poi ho scoperto, cioè, sono andato a vedere un po' nei canali di vari youtuber e ho visto che comunque non c'è scritto molto, quindi ce la posso fare, devo solo scrivere Zinga e quando pubblico i video. Giuro che ce la posso fare. 5. Dove girare? Ovviamente tutti girano in camera, solo che devi scegliere il posto giusto della camera. Ora, in realtà, non essendomi fatto aiutare all'inizio da mio fratello quando ho fatto sempre il primo video di prova, avevo fatto un video tipo a casissimo, che lui diceva che facevo schifo contro questo armadio. Eccolo. Solo che ovviamente quando mio fratello Mauro l'ha saputo, è tipo, no, ma che fai, ma che dici, assolutamente non ti puoi mettere con dietro una parete, no, no, questo è quell'altro, quindi no, falla così, va bene. Quindi ora davanti alla finestra, e il problema è che devi girare, cacchio, questa cosa, devi girare sempre in un orario tipo decente, tra le 3 e le 5. Oltre a questi problemi, cosa vi volevo dire, cosa farò più o meno in questo canale? Voglio fare quindi videoblog in generale. Che poi saranno video un po' più incentrati su qualcosa, sulle cose che odio, le cose che mi piacciono, questo, quell'altro, poi dipende da come mi sveglio la giornata, quindi non voglio fare un video, cioè un canale incentrato su un certo argomento, voglio essere un po' libero. E quando dovranno uscire i video? Vorrei far uscire un video alla settimana, sempre. Quando? Il giovedì. Perché il giovedì? Perché vedo, non lo so, avete mai visto uno youtuber che fa uscire video il giovedì? E ora mi risponderanno sì, tipo del mio Magic Wizard, però chi se ne frega, cioè nel senso, non ho mai visto tanti che pubblicano di giovedì, giovedì, e basta, tutto qui. Ora, il mio intento è di non fare mai video superiori ai 6 minuti, giuro che ci riuscirò. Un'altra cosa che dovevo dire è come chiudo, quando vado ai cosplay, perché sì, io faccio i cosplay, mi compro ogni cosplay un pupazzo nuovo, un peluche di qualche cosa. Ho deciso che chiudo il video con l'ultimo peluche che ho comprato, quindi ovviamente poi vado a un nuovo cosplay, ne compro uno nuovo e cambio il peluche, però fino a questo momento l'ultimo che ho preso è Yoshi, ora ve lo faccio vedere. Oddio, è stupendo, io lo amo troppo, guardatelo, guardatelo. E quindi lui chiuderà il video oggi. Lo so che questo video lo staranno guardando tipo zero persone, ma se stai guardando questo video io già ti ringrazio, perché non so come sei arrivato a questo video, dato che ho zero iscritti, dato che non mi conosce nessuno. Se ti è piaciuto, anche se solo mi vuoi sostenere, perché sai come ho zero iscritti, metti un bel mi piace, se vuoi commenta, ok, e iscriviti al canale. Dai, sostienimi, cioè non ho zero iscritti, capito? Non mi guarda nessuno per questo video, quindi se già lo stai guardando, dai, iscriviti, se no non fa niente, però già che l'hai guardato sono contento. Noi ci vediamo al prossimo video. Ah, un'ultima cosa. Se sentite la parola yogle, non vi spaventate, non significa niente. È una parola che non significa niente, significa tipo, nel senso, oh, ho fatto questo yoglo, oppure, yoglissimo. Cioè, significa niente, è una parola così a caso. Io finirò i miei video con yoglo, perché ognuno finisce i suoi video con yoglo. Quindi, ci vediamo al prossimo video. E yogle.